Ciao a tutti, piccola video guida per realizzare pacchetti di sigarette Seconda Guerra Mondiale utili per rievocazioni, come questi. Oggi faremo un pacchetto di Philip Morris. Questi label li trovate sulla pagina ufficiale del gruppo Normandy 44. Questo è il pezzettino che va sopra a bloccare il tutto. Allora, questi li stampo su carta normale, carta comune. Questi invece uso dei fogli di qualità maggiore, questi sono photo quality ma non sono lucidissimi. L'importante è che non sorpassino i 100 di grammatura, perché sennò diventa difficoltoso piegarli. I fogli fotografici sono troppo grossi per fare questo lavoro. Allora, io di solito prendo dei pacchetti di esportazione che si trovano in tabaccheria normalmente, che sono morbidi come erano e vanno bene per fare questo lavoro. Allora, si aprono facendo attenzione di non romperli. Si toglie la custodia trasparente piano piano, perché si può eventualmente rimetterla se si vuole. Poi si leva la cartina piano piano. E la si lascia in modo che il pacchetto non si apra. Ok, poi si leva il label originale, che non ci servirà, così. Poi nella parte sotto si aprono e si leva le sigarette. Facendo attenzione a non aprire il pacchetto. Ok? Poi si accorcia circa 7-8 mm, quasi alla piega. State leggermente sopra. Okay. Poi le sigarette vanno accorciate una a una, perché in realtà i pacchetti, le sigarette di quel tempo erano più corte, quindi la misura è questa. Ok. Quindi bisogna levare circa 8 mm sulla punta. Lasciatele sporgere leggermente. Ok. Una a una vanno accorciate. E qua sono alla fine, ho finito di accorciare le sigarette. Tenete presente che c'è una riga sulle sigarette,
è la parte alta. Quando le rinfileremo nel pacchetto, deve stare sopra, ok? Quindi ora si prende il pacchetto e si mette un pochino, un pezzettino di scotch per evitare che si apra, ok? Sul fianco un pochino di scotch. Poi con pazienza si rinfilano le sigarette. Questa riga va in alto, quindi si infileranno così nel pacchetto. Tenete presente che sono due file da 7 esternamente e quella centrale sono 6. Quindi bisogna metterle pian piano. Un po' di pazienza siamo arrivati alla fine. Abbiamo infilato tutte le nostre sigarette. Vanno ben infilate e ben spinte verso il basso in modo che si assestino bene nel nostro pacchetto. Poi, fatto questo, abbiamo rimesso le nostre sigarette. Adesso dobbiamo chiudere il nostro pacchetto, quindi abbassiamo un lato, così. Dobbiamo ricreare la piega. Okay. Poi andiamo ad abbassare l'altro lato, sempre ricreando la piega. Poi andiamo ad abbassare un fianco e poi l'altro fianco, ok? Mettiamo un pezzettino di scotch, intanto qua sarà la parte sotto che andrà nascosta dal label. Ok, riapriamo il nostro pacchetto. Ok, questa bella è la parte sopra, questa brutta è la parte sotto. Ok, adesso prendiamo il label che avevamo precedentemente fatto e dobbiamo andare a cominciare a vedere come sistemarlo sul nostro pacchetto. Quindi bisogna cercare di centrare bene il fianco e il davanti, in modo da far risultare la grafica perfettamente centrata. Ok? Quindi, quando siamo a posto, prendiamo un po' di colla stick e mettiamo un goccio qua sul fianco. E andiamo ad incollare il nostro label per fermarlo. Ecco. Cercate di fare anche un po' di piega in modo da dargli la forma. State sempre giù un pochino sopra, eh? Così. Adesso andate a mettere un po' di colla anche dall'altra parte.
stirate bene il label e incollatelo al pacchetto. Ok. Ora state attenti che tutte hanno una parte che andrà sotto e una parte che andrà sopra con la grafica corretta. Ok? Quindi mettete un po' di colla. Anche su questa parte. Tirandolo bene e facendo corrispondere bene tutta la grafica. Andate a fare bene gli angoli in modo da farla aderire bene. Adesso andiamo sotto e cominciamo dal lato con l'angolino. Certe lo hanno, certe no. Andiamo a cominciare a piegare. Questo si piega dentro. Ok. Anche dall'altra parte. Bene. Schiacciate giù bene i lati. Ok. Poi anche qua c'è una parte che deve andare dentro. Questa va dentro, questa col marchio va sopra. Quindi si mette un po' di colla. Mettetegliela un po' se non si stacca. E lo piegate dentro bene. Ok. Poi si mette un bel po' di colla di qua sull'ultima parte. E si chiude il tutto. Ok. Così abbiamo il nostro pacchetto. Adesso si prende la cartina superiore. Si incolla bene. E la si posiziona sopra, centrandosi bene su quella vecchia che abbiamo lasciato per non fa per fare che il pacchetto non si apra. Si schiaccia un po' in modo da farla andare giù bene. Ok, va messa sulla parte davanti la scritta, eh? Nel senso US Armed, bisogna vederlo sulla parte davanti della sigaretta del pacchetto. Qua manca un po' di colla. Ok. Il nostro pacchetto, come vedete, finito. Se volete, si può anche rimetterlo nella sua con un po' di pazienza. Si può vedere di rimetterlo nella sua cartina. Ok. Quindi abbiamo finito come altri, vedete qua. Spero di essere stato utile. Alla prossima.